Era un bando di Regione Lombardia chiamato Borghi Storici e la richiesta di Regione Lombardia era quella di connettere delle aree verdi urbane ai centri abitati e ai centri storici. Subito quindi ci è venuta l'idea del Parco Damioli, che era già oggetto di particolari attenzioni perché stavamo stringendo in quel momento un accordo con l'Auser per fare poi delle opere di manutenzione all'interno del parco, e quindi abbiamo presentato questo progetto che prevede appunto la realizzazione di una nuova struttura sostitutiva dell'attuale struttura del Parco Damioli e la pavimentazione, quindi la riqualificazione di una serie di strade che in qualche modo collegano appunto il Parco Damioli al centro storico. I lavori ormai sono terminati per quanto riguarda la parte della pavimentazione. Siamo molto soddisfatti perché oltre alla pavimentazione siamo riusciti a rifare tutti i sottoservizi, quindi per qualche anno adesso quelle vie non dovranno più essere oggetto di manutenzione. E abbiamo anche cambiato, o meglio questo lavoro verrà fatto in queste settimane, tutta l'illuminazione pubblica di quelle vie, quindi riqualificate sotto ogni punto di vista e rese anche più sicure e più efficienti anche dal punto di vista energetico, perché chiaramente verranno installati dei corpi a LED efficienti. Le vie sono bellissime, donano al centro storico un fascino tutto nuovo ed era anche uno dei nostri obiettivi anche in funzione di un'eventuale nuova candidatura ai borghi più belli d'Italia. Il prossimo passaggio per quanto riguarda le vie sarà sicuramente intervenire in Piazza Verlai, che è uno scorcio bellissimo ma necessita di un'attenzione particolare. Prossimo step inizia a settembre 2023, a fine settembre, in modo che i lavori non interferiscano con l'estate pisognese, e verrà demolita l'attuale tensostruttura, costruita una nuova struttura, anche con delle attenzioni particolari all'eliminazione o comunque al fatto di attenuare i rumori generati dalle attività che vengono fatte lì dentro, quindi con l'installazione di alcune quinte fonoassorbenti, strutture in alluminio, e anche questa nuova struttura donerà una nuova vita a quell'area del Parco Damioli. Un contributo importante è quello di Regione Lombardia? Un contributo importante perché è di circa 920.000 euro. E la cosa particolarmente positiva di questo contributo è che finanzia il 100% delle opere, perché spesso la difficoltà è poi trovare la compartecipazione. Invece in questo caso i lavori sono stati finanziati dalla Regione al 100%. Piccoli dettagli che fanno la differenza, infatti anche nello studio dei corpi illuminanti che verranno messi ci siamo coordinati con la società che poi farà l'intervento su tutto il territorio di Pisogna, perché sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Mi viene in mente, ci sono alcuni cavi volanti. Quando verranno installati nuovi corpi illuminanti, questi cavi vengono via perché sono stati interrati, e dal punto di vista estetico uno guarda, vede la via rinnovata, vede il lago, non ci sono interferenze, secondo me sono stati fatti dei grandissimi passi avanti. Naturalmente proprio per questo tipo di lavoro si sono creati dei disagi ai cittadini, ma alcune delle vie richiedevano un intervento certosino fatto anche tutto a mano, perché sono appunto molto strette. Con delle economie di spese di questi lavori siamo poi riusciti a realizzare un nuovo parcheggio in via Turati, in prossimità della chiesa, nel quale sono stati ricavati 10 nuovi parcheggi. Sicuramente ci sono altre aree su cui ci piacerebbe intervenire, in particolare la prossima su cui vorremmo appunto intervenire è sicuramente Piazza Verlai, che è rimasta una delle aree del centro storico ancora con l'asfalto, quindi poter fare un intervento analogo a quello che è stato fatto in via Speranza, in via di Mezzo, la riqualificherebbe molto. Un colpo d'occhio importante per riportarla un po' al passato. Esatto, questo ci potrebbe anche consentire, questa pavimentazione storica, di poter rientrare in uno dei borghi più belli d'Italia.